Campionato di Serie A, prima divisione nazionale 2016-2017, girone A, ottava giornata di andata. Al Cacabria si affronta la Principe Trieste e il Laue Nepan Handball. Veniamo con la formazione delle squadre, iniziando dalla squadra avversaria, con il numero 12 Bortolot, 21 Michaler, 4 Tischig, 8 Petki, 9 Singer, 10 Pilker Andreas, 15 Merader, 17 Pilker Moritz, 19 Djordjevic, 23 Lang, 28 Terhoffer, 6 Oberauk, 69 Kozlovic, 96 Deda, 99 Tozer, 28 Wider, allenatore Dvorsek Boris. Per la Principe Trieste, numero 12 Modusan, 16 Postunia, 3 Dojkovic, 4 Velia, 5 Kozic, 7 Anici, 9 Pernic, 10 Muran, 11 Bellomo, 14 Carpanese, 18 De Rosa, 19 Visentina, Tore Vlado Orvatin, arbitri dell'incontro Limido e Donnini. Con Marco Loduca a commentare la partita e inquadrare la formazione avversaria che oggi affronta la Trieste. Buonasera a tutti i telespettatori, incontriamo questa squadra dell'EPA, una squadra che si è rinnovata molto rispetto all'anno scorso, molti giovani, sicuramente da stare attenti all'ex di turno Djordjevic, che è arrivato da poche settimane in sostituzione dello straniero precedente per caso infortunio. Una squadra da prendere con le pinze, che negli elementi principali i due Pirker sicuramente, e Lang e soprattutto il portiere Michalia, ex di Bressanone. Per le file di Trieste mancherà con 39 di febbre, quindi oggi è un po' da stringere i denti, perché sicuramente Max è una pedina fondamentale per la nostra difesa e anche per il cambio a Pernic in posizione di pivot. Chiaramente probabilmente almeno a sprazzi recupereremo Veglia, che rientra dalla frattura della mano che si è messa a posto, e chiaramente siamo sempre un po' corti con la panchina, però bisogna stringere i denti ancora questa settimana. Vedendo quindi la classifica, Bressano conduce con 21 punti, Trieste subito la insegue con 18 assieme a Bolzano, 9 punti per il Cassano Magnago, il Marano, il Brixen, l'Eppa, 6 il Malo con il Mezzocoluna e chiude il Musile con 0. Un Eppan che per il momento su 7 partite ne ha vinte 3 e perse 4. Sì, diciamo che tirate fuori Bressano che conduce, Bolzano e noi che siamo secondi a 18 punti, poi c'è un gruppo di 4-5 squadre tra cui appunto l'Eppan a 9 punti e un gruppone che si giocherà il quarto posto per la griglia dei playoff fondamentalmente. Sicuramente Eppan, vista anche la giovane età di certi suoi giocatori, penso che abbia buone chance, ecco. Quasi tutto pronto per la Carbola per l'inizio della partita. Ricordiamo che gli arbitri d'incontro sono i signori Limido e Donnini. Quindi si inizia con il primo attacco della formazione ospite. Sì, vedo subito Veglia in difesa, quindi vuol dire che il coach Orvatin l'ha voluto rischiare da subito, è importante perché appunto non, con l'assenza di Dinardo ci mancava uno dei due terzi in difesa, uno è Visentin, l'altro di solito si alternavano Veglia e Dinardo, quindi gioca subito Veglia, questo vuol dire che è un dato positivo, direi. Sicuramente il rientro di Aveglia ha una pedina in più, nel frattempo c'è la prima rete, proprio la rete dell'ex Djordjevic che a Trieste la stagione scorsa ha fatto bene. Sì, è stato veramente un bel acquisto, un bel innesto a un certo punto della stagione, abbiamo fatto sicuramente un buon campionato qui a Trieste, ha lasciato un buonissimo ricordo, chiaro quest'anno anche per scelte tecniche diverse abbiamo preferito cercare un terzino sinistro, in questo caso è arrivato Čosić, però sicuramente Dalibor ha lasciato un bellissimo ricordo qua a Trieste, un grande professionista. E anche uomo d'esperienza. Sì, sì, beh, sicuramente, proprio quello che ci serviva, forte difensore, è un po' la fotocopia di Čosić, nel senso forte uomo d'esperienza, goleador, bomber, però che ha anche solo il fatto che lui è destro e l'altro è mancino.
Nel frattempo c'è stato il tiro di Čosić, la pronta parata del portiere avversario, avversari che si sono portati nuovamente in avanti dopo un minuto e mezzo inizio l'incontro. Il risultato è sempre ancorato sullo 0-0. 0-1 ha segnato Djordjevic un attimo fa, sì. E adesso sta attaccando Lepan, sicuramente deve attaccare verso la nostra 6-0, che è la nostra difesa principale sicuramente. Non siamo riusciti a cambiare, ecco, un gran gol veramente. Gol che proprio ha trovato l'angolino il numero 16 ospite. Dedda, numero 96, giovane, veramente un bel giocatore fisicamente e anche dopo questo tiro direi da prenderlo con le pinze. Un terzino sinistro. Sì, proprio è uno di quelli da cui stare più attenti sicuramente, perché in queste prime giornate ha segnato parecchi gol in tutte le partite in cui Lepan ha giocato. Trieste quindi in attacco con Radojković, altra parte Paranici, e Radojković prova una finta di tiro e viene bloccato. Una difesa quella di Epan. Ma è speculare la nostra, giocano una 6-0, fisicamente sono abbastanza possenti in mezzo, ecco, gran gol di Jan, bel gol, veramente Jan. Ha trovato l'angolo giusto in doppio appoggio, ha sorpreso Mikhailer, bel gol. Diciamo che è una squadra speculare un po' la nostra, nel senso fisicamente ben piantati e una difesa 6-0 abbastanza aggressiva, comunque non proprio piatta e quindi, ripeto, difesa difficile da attaccare. Un Epan che poi, soprattutto in casa, comunque è una squadra che dimostra tutta la sua forza. Ricordiamo anche nel campionato precedente Trieste ha avuto delle difficoltà in trasferta. No, ma è una squadra che in casa sua veramente... Ecco di nuovo Djordjevic, subito si vuole far rimpiangere. No, hai detto bene tu, una squadra che ha dell'esperienza, dei giovani, è un po' completa, diciamo un po', ripeto, speculare alla nostra e in casa sicuramente fa la sua forza. Però devo dire la verità, visti i risultati delle prime giornate, ha dato da filo da torcere a tutti gli avversari. Ne ha vinte tre, però le altre le ha perse di poco. Torniamo quindi in cronaca con questo attacco di Trieste, Visintin, Paradojković. Radojković dall'altra parte per Anici, prova il tiro, c'è la parata. E quindi ci sarà il tiro di rigore per Trieste. La battuta Jan Radojković, fallo netto questo. Sì, presa in aria da parte del secondo giocatore, Anici è tornato bene dentro, si è inserito bene dal primo secondo, il difensore era già in aria, quindi il rigore è corretto. E c'è quindi la rete su tiro di rigore di Radojković, il risultato vede in vantaggio di 1 la formazione ospite 3-2 quando siamo giunti a 4 minuti e 15 dall'inizio della partita, con gli ospiti in avanti, Pirkader per Mariner, Pirkader dall'altra parte e Pirkader al centro. Trieste che sta difendendo bene, qua stava quasi per recuperare il pallone. Sì, no, è chiaro che devo fare molta attenzione, soprattutto come visto dall'inizio delle prime battute a Djordjevic, perché sicuramente è il tiratore principale di questa squadra. Eccolo di nuovo, sicuramente è la spina nel fianco a cui dobbiamo prestare più attenzione. E d'altra parte Studdeida, che si è dimostrato subito fin dall'inizio un buon tiratore. Bisogna sicuramente prendere le misure su Djordjevic, che come dicevi tu è il giocatore più pericoloso della formazione altoatesina. Sì, sicuramente, vedendo anche i tabellini, ripeto, lui è subentrato allo straniero, al croato che è fuori per infortunio, ma sicuramente viaggia a 8-9 gol a partita, quindi sicuramente il principale fulcro del gioco dell'Epan. Si prende quindi a giocare, c'è questo tiro che va da poco fuori da parte di Moritz Pirker, però gli ospiti mantengono il possesso palla e quindi si portano subito in attacco. C'è questo tiro, ma il gioco viene fermato per un'azione fallosa da parte di Pernic, ferma il giocatore avversario, quindi tiro, si parte sempre con i gialloneri in avanti. Una fase di studio questa. È una fase di studio, però per adesso vedo che facciamo un po' fatica, perché anche questo palo che ha preso Pirker centrale poteva essere benissimo gol. Dobbiamo stare un po' più attenti. Adesso una bella palla recuperata, adesso vediamo il contropiede di Čosić. Va bene, prende la palla, sfortuna con la traversa, la tirata l'aveva messa bene, l'aveva impostata bene. Va bene, dai.
Trieste che mantiene sempre il possesso di palla, Visintin, Čosić, Visintin, Čosić al centro per Radojković, Anici dall'altra parte, nuovamente al centro per Radojković, Čosić per cercare di perforare questa 6-0 ospite. Vedremo come la formazione di coach Horvatin ne sarà capace. È sempre più solo palla in mano dei biancorossi. Il tiro era... e la rete successivamente di Peric, che è stato astuto a crederci. Ma è stato bravo a crederci in fondo nella respinta, perché il tiro di Čosić era abbastanza aperto, Michaler si è opposto bene, la palla è rimbalzata tra lì zona, una zona neutrale, e Peric è stato bravo a crederci, a buttarsi in mezzo, a prendere la respinta e a buttarla dentro. E quindi il risultato è nuovamente in perfetta parità, siamo sul 3 pari, i giornali sempre in avanti con Djordjevic per questo tiro che va fuori da poco di Albert Deda, e quindi Trieste può ripartire. Quindi Čosić che oltrepassa la metà campo e passa il pallone per Visintin. Radojković, gioco che viene un attimo fermato e probabilmente si cambierà il pallone. Infatti si cambierà il pallone e si riprenderà quindi a giocare. Čosić per Pernic, Radojković, Čosić per Visintin. Čosić al centro per Radojković, Anici, Radojković dall'altra parte per Čosić, nuovamente per Radojković. Trieste deve cercare la soluzione al tiro, e perde palla, Anici la recupera a tutta velocità, Čisk per questo tiro che va a segno da parte del numero 28 Toyoloffer. E quindi nuovo vantaggio degli ospiti, 4-3. Trieste subito dall'altra parte, c'è la rete di Pernic. Veramente Pernic quest'oggi ha iniziato col piglio giusto. Assolutamente, come abbiamo già detto nelle precedenti partite, sicuramente Pernic è uno dei giocatori più positivi di questo inizio di stagione, sia in fase di marcatura proprio di come gol segnati, ma proprio come presenza di gioco in posizione di pivot, facendo blocchi, portando blocchi, portando anche in difesa, buon giocatore, più di esperienza, sa attaccare bene l'avversario e anche difendere. Direi che sicuramente è una delle persone, dei giocatori in questo momento più positivi della squadra. Nel frattempo c'è stata la munizione affibbiata a Michele Oveglia. Ma corretta, perché ha preso per la maglia, e gli arbitri sono buona esperienza, quindi hanno visto probabilmente la presa della maglia e quindi per regolamento è subito ammunizione. E prendiamo quindi la cronaca con gli ospiti avanti, infrazione, e Trieste prova il contropiede, Visintin, e c'è la rete del capitano, la rete del più 1, 5-4 per Trieste, quando siamo giunti a 8 minuti 45 dall'inizio della partita. E Trieste proprio deve puntare sui contropiedi, perché quando li riescono non ce n'è per nessuno. No, è sicuramente l'arma migliore, nel senso meno dispendiosa in termini di fatica, perché chiaramente recuperi una palla, lanci contropiede, non devi attaccare, prendere botte e tutto. D'altra parte sicuramente è anche più agevole per segnare così rispetto a una difesa, attaccare una difesa schierata possente come quella dell'EPA. 5-4, come dicevamo, il punteggio, gli avversari in avanti, Djordjevic al lato, un momento di Djordjevic al centro, si incunia e il gioco viene fermato, quindi la palla che sarà sempre in possesso dei gialloneri, l'azione che sfuma, ma gli arbitri rilevano un fallo, quindi il possesso rimane sempre in mano ospite. Pirkarev, perché nuovamente al centro, fermato da Visintin. Djordjevic fermato da Visintin, e qua c'è l'ammunizione al capitano biancorosso.
Diciamo che Giorgio ha già accentuato un po' la caduta, il fallo era regolare, Giorgio d'esperienza si è buttato un po' a terra e l'arbitro ci è caduto e ha dovuto ammonire Visentini in sostanza. In avanti per gli ospiti di Odivic per Cig che sbaglia il tiro, Trieste quindi riparte a tutta velocità, Ciosic in elevazione e il pallone che va di poco fuori, quindi nulla di fatto. Zotto rimane sempre ancorato sul 5-4 e gli ospiti nuovamente in avanti. Ma no! Assolutamente, assolutamente, non sono due minuti di Oveglia perché si è buttato in due e ha cercato di prendere la palla e non ha assolutamente toccato l'avversario. Questo mi sembra un po' eccessivo come due minuti. Tanto è vero che danno la palla a noi e danno i minuti, quindi è un po' inspiegabile la cosa. E quindi pare nuovamente in mano della Principe Trieste con Modusan per Radojkovic, Ciosic, Visintin, Ciosic, Visintin, mentre per Ciosic al centro in cabina di regia per Radojkovic, Anici, Radojkovic a chiamare lo schema per Ciosic, altra parte per Anici. Trieste gioca abbastanza alta. Sì, fa questo cambio, uno in meno, è uscito Modus dal porta, è rientrato Anici, attacchiamo in 6 contro 6, però è molto rischioso come in questo caso, perché chiaramente sbagliando il tiro deve uscire un giocatore per far rientrare il portiere, perché sennò esci completamente scoperta la porta. Un po' rischioso, però ci è andata bene, dai, pur avendo perso la palla non abbiamo subito gol. Ecco appunto, il rischio grosso è che togliendo il portiere e si va ad innescare una rete facile da parte degli ospiti. Nel frattempo c'è qualche protesta, ma sembra essere rientrata. Ma l'arbitro ha contato 6 giocatori di campo, ha fatto un po' confusione l'arbitro di nuovo perché ha contato 6 giocatori di campo, sembrava come se ne attaccassimo in più, ma invece non si è accorto che il portiere era uscito. Probabilmente ha perso la svista e non ha visto il fallo netto che c'è stato su Ciosic. E quindi si prende a giocare 6-4 per 5-4 per Trieste. C'è qualche protesta ancora nell'azione precedente da parte del pubblico biancorosso. Pirker, c'è la parata di Modusan, la doppia parata di Modusan e Trieste quindi si porta subito sotto. Rallenta un attimo il gioco e nuovamente il gioco viene fermato per il cambio del pallone e quindi si prenderà a giocare con Visintin per Ciosic. Visintin, Ciosic, Radojkovic, l'altra parte per Anici, Radojkovic, sempre assenziato da parte degli ospiti. Viene fermato Radojkovic. Si partirà sempre con il possesso in mano di Trieste. Radojkovic per Anici. Anici prova il tiro e la rete. Rete di pregevole fattura da parte di Anici. Hai detto bene tu. Grande. Bella parata di Modugian che è rientrato, come dicevamo prima, con il rischio di cambiare il portiere. È entrato come felino, un passo felino, e è riuscito a portare a parare questo tiro. Detto di prima del gol di Anici, molto bello perché pregevole proprio la finta sotto mano, sia il difensore di diretto sia il portiere si sono caduti e poi si è alzato in elevazione, ma ormai il portiere era già per terra e il difensore battuto. E quindi torniamo nuovamente in cronaca con la partita, Trieste in avanti, risultato di 6-4 per Trieste, 12 minuti sono già passati dall'inizio della partita, Trieste in avanti, bloccato Ciosic, quindi si parte col possesso in mano di Trieste, Radojkovic per Ciosic e c'è il brutto fallo da parte di Cig su Pernic. Viene ammonito il giocatore altoatesino. Anche qua poteva starci direttamente 2 minuti perché era senza palla, completamente disinteressato della palla, quindi gli arbitri potevano dare anche subito la sanzione più pesante dei 2 minuti. È andata la punizione, va ben così, però anche in questo caso si poteva dare i 2 minuti.
Teste quindi sempre in avanti, Radojković fermato in maniera fallosa e qua vengono dati 2 minuti. Due minuti a Trojanoffer e quindi adesso Trieste giocherà con un uomo in più, 2 minuti che c'erano in questo caso e quindi Trieste sempre a condurre il gioco offensivo. Anici per Radojković, Čosić, Radojković, Čosić dal fondo per Visintin che si accentra per Radojković dall'altra parte, Anici, Radojković non riesce ad agganciare, pare in mani di Trieste, Visintin per Čosić, prova il tiro e c'è la parata del portiere ospite Mika Heller, quindi gli altri tesini nuovamente si fanno sotto, rallentano un po' il gioco e il risultato che vede sempre Trieste condurre per 6-4 quando siamo giunti quasi alla metà del primo tempo. Ma adesso per dirti è una bella azione, un po' sotto passivo sicuramente, ma Čosić ci ha trovato l'uno contro l'uno corretto, la chiave di lettura giusta ed era rigore netto che l'arbitro non ha fischiato. Sono un po' fischiando così a un po' di combo di Jan. Bravo Jan, bravo Jan, gran gol. Bene, conto, come hai detto tu prima, questa è l'arma migliore che abbiamo. Recupera la palla in difesa, difesa dura, recupera la palla e via contropiede. Trieste riesce a, per il momento a castigare in contropiede. Sì, sicuramente, ripeto, come hai detto tu bene, fino ad oggi è stata una delle armi migliori. Abbiamo una difesa molto dura, due portieri molto bravi come Postogna e Modružan e che si riesce a impostare così bene la seconda fase, ripeto, fai meno fatica possibile e fai dei gol abbastanza facili e agibili. Qua Djordjevic è letteralmente stato trascinato da 3 giocatori biancorossi. Diciamo che Djordjevic è un gran volpone, è stato più forse lui che ha preso sotto mano Anici più che Anici lui. Altro contropiede di Trieste e c'è la rete di Radojković. Djordjevic ha qualcosa da ridire, ha preso un colpo al naso nell'azione successiva, diciamo, d'attacco. No, il colpo di Visentin, anche Visentin l'ha riconosciuto, c'è stato sul naso, l'arbitro non l'ha visto, però giustamente era fallo per la piano, per l'EPAM. Trieste comunque sta cercando di prendere il largo, 8-4 in elevazione, c'è la rete di Djordjevic che è modus niente ha potuto fare, 8-5, si è subito avanti Oveglia per Radojković, fermato dal muro, diciamo più letteralmente dal muro ospite. Dal muro umano ospite, si è detto bene, lì in mezzo tra Tisch, Djordjevic e Deda è un bel trittico di giocatori da 1,90 m in su e quindi anche duretti. È chiaro, come abbiamo appena subito gol di nuovo da Djordjevic, sicuramente l'uomo da tenere d'occhio, ha già segnato 3 gol su 5, è l'uomo più pericoloso che hanno e dobbiamo prendere contromisure lì tra Visentin e Anici, dobbiamo mettersi d'accordo chi esce e chi copre sul pivot, ma dobbiamo trovare una contromisura al volo. Nel frattempo il gioco si è fermato per permettere di asciugare il perché, tra qualche istante si riprenderà con il possesso in mano di Trieste, quindi Pernic al centro per Radojković e Anici, dall'altra parte Provedia, Radojković, Anici, è stato spostato da Anici. Sì, perché è uscito Čosić, Anici è venuto a sinistra e Oveglia è restato a destra. Non facciamo più cambio attacco-difesa perché Čosić effettivamente ha qualcosa di su cui un attimo di fiato perché ha sbagliato qualcosa di troppo, diciamo così. Djordjevic in avanti, prova il tiro e segna un gol fotocopia rispetto a quello passato. Uguale a tutti e 4 fotocopia perché lui dalla sua posizione di terzino destro arriva verso il centro e se i difensori non scalano e non escono lui si ritrova più delle volte sui 10 metri, poi un tiratore lui possente, salta parecchio in elevazione tutto, dai 10 metri quasi senza muro e quindi ha vita facile, ha fatto 4 gol, diciamo quasi una fotocopia dell'altro. 4 gol su 6 insomma la dice tutta. Entriamo quindi con questo attacco di Trieste, c'è il tiro di Anici e la parata da parte di Mika Heller, peccato perché comunque l'azione è stata impostata in maniera sicuramente buona e il portiere ospite si è opposto anche abbastanza bene al tiro di Anici.
Ma forse sì, impostata bene, ma un po' troppo precipitosa, perché dobbiamo girare un po' di più per trovare tiri più facili, più vicini alla porta, dai 7-8 metri. Lui ha tirato già dai 9 abbondanti. Detto questo, Michaler sicuramente per tanti anni è stato uno dei portieri più forti in Italia ai tempi di Bressanone, proprio più esperto e anche di gran classe, e sicuramente oggi farà la differenza. Quindi dobbiamo impegnarci molto per trovare dei tiri, proprio appunto per questo motivo, più semplici e meno difficoltosi. Il tempo di gioco è stato fermato, è stata rilevata un fallo da parte dei biancorossi, quindi il professor parla sempre in favore degli ospiti, viene fermato Visentini veramente al cigno in questa azione, prima ha buttato giù Pirkeler e poi ha sostanato il giocatore avversario. Sì, Visentin è chiaro che il perno insieme a Oveglia della difesa, e soprattutto il fatto che Giorgio abbia già 104-5 gol, è chiaro che si sta dando da fare per cercare di limitare questo giocatore. Qua c'è un tiro di punizione battuto e c'è stata la parata di Modusian. Trieste subito in avanti, Ćosić per Anić, prova il tiro e c'è la parata di Michael. Veramente per quanto riguarda l'Epan in fase difensiva sta facendo la differenza il portiere, mentre davanti Djordjevic, che come dicevi ben tu pochi istanti fa, ha realizzato 4 su 6. Possiamo dire che la chiave di lettura per quel che concerne gli avversari sta proprio in questi due giocatori. Sicuramente sono i due punte di questa squadra, come ho detto in fase di presentazione. Djordjevic, eccolo qua di nuovo, per fortuna una mezza stoppata, una mezza parata. Brutto lancio di Oveglia, non dobbiamo forzare, sì il contropiede va bene ma deve essere pulito, no? Come in questo caso, con un po' in dubbio. E Michaler si sta confermando portiere di grande levatura. 9-6 il risultato quando mancano poco più di 10 minuti all'intervallo lungo, con Trieste che sembra comunque controllare la partita. Sì, però deve stare molto attenta, perché come hai visto basta 2-3 azioni di Djordjevic che trova 2-3 gol facili e siamo subito di nuovo là. Dovremmo trovare forse qualche chiave di lettura in più in difesa per appunto bloccarlo, e in attacco giocare un po' più lungo e trovare tiri più semplici, perché proprio per la forza di Michaela dobbiamo trovare dei tiri un po' dall'ala, magari un po' dai 6 metri dove magari è più debole. E quindi si prende a giocare con l'Epan in avanti, con Djordjevic per Pirker dall'altra parte. Djordjevic prova a incunearsi, la difesa bianco-rossa si prende il fallo e quindi sempre il possesso in mano degli ospiti, con Deda che realizza. Come dicevi prima, Deda, un giovane classe 96, sicuramente di valore. Sicuramente un bel futuro, perché veramente è la prima volta che lo vedo, ho solo letto di lui, ma è un giocatore che a 20 anni veramente già fa questi gol e gioca con questa presenza su un palcoscenico come quello di Trieste, è importante, è veramente un bel giocatore, veramente. Trieste in fase offensiva con Radakovic, Oveglia, perde palla Carpanese e quindi gli avversari si portano subito in avanti con Pirker per Djordjevic. Pirker, il tiro che va fuori da parte di Deda, però il possesso rimane sempre in mano della formazione di coach Dvorsek. È già battuto quindi questi metri e in avanti gli avversari, con Pirker che perde palla a testa, quindi subito in contropiede capitan Visentin. C'è la parata da parte di Michaeler, un vero peccato, perché questa era un'azione che sicuramente poteva concludersi in maniera migliore. Sicuramente il contropiede era netto, Visentin, tra l'altro Visentin contro Michaeler ha giocato tante volte, viceversa si conoscono, però Visi da solo così doveva tirare meglio questo contropiede. Come dicevi prima, tu 3 gol, per adesso siamo già 2 e con...
con Epan in attacco, quindi è una partita apertissima proprio, direi, fino adesso non giocata estremamente bene da Trieste, devo dire la verità. Forse comunque l'Epan ha una panchina corta e quindi a lungo andare potrebbe pagare questa. Sì, sicuramente è un dato oggettivo questo che hai detto. L'ha detto che anche noi non ce l'abbiamo proprio lunghissima. Erbatin ha qualche freccia in più all'arco, però neanche lui una panchina lunghissima. L'inizio un po' titubante di Ćosić, stranamente, non si può dire niente perché fino ad oggi è stato sicuramente il primo marcatore della squadra, però titubante, una difesa che deve ancora registrarsi su Djordjevic. Vedi, siamo a 8 minuti della fine del primo tempo e siamo là e là. Guardiamo anche un attimo al campionato, a parte prima parliamo di classifica, ma il prossimo turno Trieste sarà impegnata sul difficile campo di Bolzano e poi inizierà la settimana successiva, quindi col primo sabato di dicembre, il girone di ritorno con il Musile, attuale fanalino di coda, che chiude la classifica a 3 punti. Quindi due partite da testa a coda, possiamo dirle. Sì, per testa a coda, ma intanto prima di tutto c'è da portare a casa il risultato. Oggi, che sicuramente è prioritario per inseguire di nuovo questo il Pressano che è in vetta e Zinier comunque agganciato a Bolzano, e poi per questa settimana scontro verità con Bolzano, sicuramente la candidata all'inizio stagione per il primo posto, a sorpresa ha perso in casa con Pressano, quindi sicuramente vorrà far bene. Noi diciamo che tutto sommato stiamo facendo un ottimo campionato e quindi sarà una bella partita sicuramente. E quindi, concluso il time out, si riprende a giocare poco meno di 8 minuti all'intervallo lungo, con stato che vede Trieste avanti 2 lunghezze, 9-7, e l'attacco in mano degli ospiti. Djordjevic in elevazione, c'è la risposta di Modusa, ma la palla rimane sempre in mano degli altoatesini, che poi la perdono con Singer. Trieste quindi si porta in avanti, Michele Ovelia, Paranici, Muran, Radojković, Anici, Radojković, è entrato quindi Muran, e spazio anche ai giovani. Sì, sì, ma come abbiamo detto sempre, Horvatin è uno che le chance le dà, che siano giovani, vecchi, se fai parte della sua squadra lui la chance te la dà. Adesso ha messo Muran per Visentin, sicuramente poi l'errore in contropiede di Visentin, ho voluto dargli un po' di respiro. Adesso vediamo Musan Jacopo come si comporterà, insomma. Time out per Trieste nel frattempo. Ecco, ricordiamo che nelle file ospiti milita una vecchia conoscenza di Trieste, giocatore poi anche triestino, Kosovic, classe 1983, che è un pivot. Sì, da tanti anni lui è cresciuto nel nostro vivaio fin da ragazzino, me lo ricordo ancora quando era bambino, era quello che, come sono adesso mio figlio e altri ragazzi, a pulire il campo, così era la mascotte della squadra. Poi è cresciuto, ha intrapreso una carriera lavorativa lontano da Trieste, però la passione per la pallamano gli è rimasta. Nelle ultime due stagioni era a Bolzano, mi conosco detto a Bolzano, e adesso lui si staziona in Alto Adige, ha trovato spazio qui e anche, cioè adesso anche entra in campo, fa l'esordio in questa partita, e ha trovato spazio questo di EPAM. Dopo il time out di Coach Horvatin, quindi si riprende a giocare, Trieste in avanti. Anici per Radojković, Ovelia, Radojković, Anici, Radojković, Michele Ovelia, prova il tiro, trova l'angolino e la mette dentro. Però Ha sbagliato l'arbitro, perché doveva attendere un attimo il fisico per vedere come andava il tiro di Ovelia e dare il vantaggio, cosa che non ha dato, infatti si sta scusando perché si è reso conto dell'errore tecnico, perché doveva lasciare il vantaggio in questo caso, e invece ha fischiato il rigore che c'era tutto, però da dare prima di lasciare il gol, per l'entrata prima del fallo. Adesso vediamo Jan se metterà dentro questo 7 metri. Quindi il tiro di gol da parte di Radojković, che va a segno, e Trieste quindi si porta nuovamente avanti di 3 lunghezze, 10-7.
però un errore tecnico che adesso, a parte gli scherzi, speriamo ovviamente di no, però può pesare, diciamo, metti caso che appunto la Dacu ci non segnava il gol, la rete non era stata data ad Oveglia, e quindi mettiamo che la partita, tocchiamo ferro, sia lì. Ma perfettamente ragione, è successo in passato, non è che non sia mai successo un gol regolare non dato, un rigore, tu sbagli il rigore, perdi di uno e dopo cosa vai a recriminare? Può essere, d'altra parte sbagliano i giocatori, possono sbagliare anche gli arbitri, se no intendiamoci, nessuno, le partite non finiscono 0-0 e gli arbitri come i giocatori possono incorrere in un errore come in questo caso. Testa quindi in avanti, Radojkovic per Michele Oveglia, prova il tiro e c'è la pronta parata dell'estremo difensore altoatesino, subito in avanti gli ospiti che vanno a segno con Cig, anche lui un pivot esperto, classe 1984, che sta dandosi anche molto da fare oggi. Sì, sì, sicuramente è un pivot valido, gli sta facendo i blocchi, dando bene i blocchi, soprattutto per Giorgievic, per aprirgli la difesa nostra. Direi che comunque siamo là e là, perché siamo a 19, vedi benissimo che è una partita che non si chiuderà, penso, né nelle prime battute del secondo tempo, sarà una partita che ci tireremo fino alla fine, penso, vista come sta andando. Infatti ora solamente una lunghezza che separano le due formazioni, 19 per i giuliani con palla, possesso palla, Carpanese per Rojkovic, Michele Oveglia cerca di imbeccare Pernic ma viene fermato in maniera vistosamente fallosa. Ancora c'è qualche protesta da parte della panchina ospite, non riusciamo a capirne sinceramente i motivi, perché il fallo era veramente evidentissimo. Era fallo da 2 minuti, Pernic ha preso la palla sul bellissimo assist di Oveglia e l'ha calato, come sul dire in gergo, proprio di brutto. Ma sì, era almeno 2 minuti, non dico rigore, ma almeno 2 minuti sicuramente. Si penna quindi con il possesso di Trieste, con Pernic per Radojkovic, Anici, Radojkovic al centro, Oveglia, Radojkovic fermato fallosamente da stesso Kosovic, il pubblico di Trieste protesta e palla che rimane ovviamente giustamente in mano di Trieste. Anici per Radojkovic, Oveglia, Radojkovic prova il tiro e c'è la parata da parte del portiere ospite, palla che è messa per il mano di Trieste, Radojkovic scheggia il palo e vengono dati 2 minuti al numero 69 Kosrovic. Evidente, forse dovevano essere stati prima 2 minuti. Sì, ma il problema grave è che non era il fallo di Kosrovic ma era il fallo del numero 4, questo è il problema grave della cosa, che l'arbitro ha preso Kosrovic che era dall'altra parte del campo e gli ha dato 2 minuti, ma il fallo era di Tisch che ha bloccato il Radojkovic, ha proprio preso un abbaglio, ha preso, è così, vabbè. Nel frattempo un arbitro richiama EDS Giorgio Veria. Diciamo che per il momento sicuramente, almeno a parer mio, l'arbitraggio non è la sufficienza. Ma non è una questione di sufficienza, è proprio poca attenzione. Altri 2 minuti e rigore, anche qua. Ah ecco, bravo, in questa scelta giusta, rigore 2 minuti su Pernic. Come si guarda da bambini, 3 corner e rigore. Bisogna fare 3 volte fallo da 2 minuti per avere un rigore e un 2 minuti. Va bene così insomma. Adesso ricordiamo che giocheranno con 2 uomini in meno gli ospiti. Sì, sì, giocheranno in 4 in attacco, almeno che non facciano anche loro il cambio del portiere, quindi in questo caso recuperano un giocatore di campo, però secondo me hanno 2 esclusioni temporanee. Radojkovic, tiro di rigore, coglie la traversa, veramente si avvinghia la balla Michele Oveglia ma non riesce a prenderla, dall'altra parte subito velocità, la formazione ospite che ricordiamo gioca con 2 uomini in meno, è in avanti, più 1 sempre per Trieste, 2 minuti e 40 alla fine del primo tempo,
Trieste dovrebbe approfittarne di questo doppio vantaggio numerico. Assolutamente sì, infatti Mura è andato a uomo su Giorgevic e dobbiamo assolutamente prendere gol e cercare di recuperare la paglia. Sicuramente dovrà anche essere alzare il passivo adesso, ecco Muran, bravo Muran che blocca Giorgevic, però adesso siamo sul passivo, dobbiamo stare attenti al tiro sicuramente scoccato da Giorgevic. Giorgevic prova a tirare ma viene fermato da Muran, viene letteralmente placcato. Sì sì, però ha bloccato ben prima, non è fallo da due minuti perché l'ha cagliato, però fondamentalmente era un fallo tenuto regolare. E se loro sono sotto passivo non accelerare il tiro, dobbiamo stare molto attenti soprattutto perché sicuramente Oddetta o Giorgic faranno questo tiro da 9 metri e lì tra portiere e difesa devono essere ben d'accordo. Tiro di punizione, tiro che va a incunearsi nell'angolino da parte di Oddetta che realizza il gol della parità, 10-10. Trieste in avanti, Radojkovic prova il tiro, la parata, palla su Trieste e la rete di Pernic che però prende un colpo al volto, speriamo che non sia nulla di grave. Come ha tirato, ha preso un colpo al volto e a contatto con il parquet. Penso che abbia preso battuto la faccia sul parquet mentre scoccava il tiro, e appunto scoccando il tiro non è riuscito a mettere la mano davanti per pararsi, abbia battuto la faccia sul parquet, penso che sia questo, perché si tiene. Speriamo niente di grave perché veramente anche oggi è uno dei migliori, se non il migliore in assoluto della partita. Nel frattempo il gioco ovviamente è fermo per questo infortunio che speriamo non sia nulla di grave e si possa riprendere immediatamente Pernic. Ricordiamo quindi che il risultato è sempre, vede con due, sempre Trieste di 1, 11-10. Nel frattempo si rialza Pernic. Speriamo che possa riprendere il gioco, vediamo un attimo, si sta toccando il viso, più nello specifico penso il naso. Sì, naso, labbro, denti, non so, quella è la zona che si tiene, però già che si sia rialzato e stia tornando lentamente, anche se lentamente in difesa, è un buon segno. Allora cambia, entra Visentin, aveva bisogno di un attimo di recupero, se mancano due minuti al primo tempo, dobbiamo tenere duro, magari solo sì. Prenderà le cure mediche, le cure del caso per poi rientrare. Quindi si prende a giocare, speriamo che appunto per Pernic non sia nulla di grave, che possa riprendere subito a giocare. 11-10 risultato, palla in mano degli ospiti di Djordjevic per Pirker, dall'altra parte per Deda, Pirker, Deda, nuovamente per Pirker dal lato. Deda fermato da Anici. Djordjevic per Deda. Birker prova il tiro, c'è la parata di Modužan, quindi nulla di fatto in questa azione d'attacco degli ospiti. Modužan lancia per Michele Oveglia. Per Anici e c'è la rete da parte di Muran, bella la rete di Muran. Bella rete, veramente bella e anche di personalità perché non aveva un angolo tanto aperto, eravamo al limite dell'uno in più, bella responsabilità e ben piazzata, veramente bravo, bravo Jacopo. 12-10 quindi per Trieste, quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo con in avanti i gialloneri con Singer, Deda, Pirker, fermato Deda in elevazione, trova la rete del meno 1, 12-11, 30 secondi, Trieste probabilmente ha in mano l'ultima azione di questa prima frazione di gioco e speriamo che cerca di sfruttarla al meglio. Muran per Radojkovic, Anici, Radojkovic, Oveglia, Radojkovic prova il tiro, angolato, realizza, a fil di sirena
realizza il gol del 13-11. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ritorneremo a breve.
secondo tempo di Principe Trieste Lowe Eppan Handball. Ricordiamo il punteggio che vede la formazione giuliana condurre avanti di due lunghezze, 13-11. Una partita per il momento abbastanza equilibrata sotto il profilo del punteggio. Ricordiamo che Trieste comunque è stata quasi sempre avanti, sul 10 pari è stata raggiunta e poi ha trovato il 13. Ma su questo primo tempo, non un grande primo tempo, non una grande partita sicuramente, direi poco incisivi in attacco, molti errori, sicuramente la bravura di Michaler è un dato di fatto, e in difesa abbastanza male, soprattutto nella gestione di Giorgiovic, che sapevamo già all'inizio di partita che sarebbe stata la loro prima scelta in attacco. Adesso vediamo questo secondo tempo, rientro di Ciosic è molto importante, che ci dia una mano grossa in attacco d'esperienza, controllando qualche gol più facile, sia poi anche in difesa. Ecco, intanto ci pensa Anici, però è importante recuperare subito un buon margine per portarci avanti. Oltre a evitare dei pericoli. Sì, non ci possiamo restare troppo attaccati a questa squadra, perché come vedi tra Dedda e Giorgio ci hanno due tiratori, due from bay, frombolieri, e ci possono mettere in difficoltà parecchio, come ci ha messo in primo tempo tutti e due. E quindi sta a noi farci fare la partita, e dobbiamo trovare sicuramente delle contromisure in difesa, ma soprattutto in attacco dobbiamo trovare un gioco più fluido. Entriamo quindi in cronaca, 14-11 per la formazione giuliana, in avanti gli ospiti con Djordjevic che viene fermato da Ciosic. Djordjevic ha qualcosa da ridire agli arbitri, il possesso quindi rimane in favore della formazione altoatesina. Djordjevic per Pirker, dall'altra parte per Deda. Deda nuovamente al centro, Pirker cerca l'aggancio per Cig che non lo trova, però quest'ultimo viene fermato in maniera fallosa dalla difesa biancorossa, quindi il possesso rimane sempre in mano dei ragazzi di coach Dvorsek. Nel frattempo il gioco è fermo per consentire di asciugare il parquet. Trieste è già schierata in difesa e quindi si riprende a giocare con Deda per Pirker. Deda prova il tiro in elevazione, coglie il palo, quindi nulla di fatto. Postonia per Visentin, Ciosic, Radojkovic per Visentin. Ciosic, Radojkovic al centro per Anici. Anici per Radojkovic, bell'uomo, è appena entrato in questo secondo tempo, è primo suo tiro che è ampiamente sopra la traversa, quindi risultato che rimane invariato con il punteggio di 14-11 in favore della formazione giuliana, quando sono passati 2 minuti e 45 dall'inizio di questa seconda frazione di gioco. Come ti sono parse queste prime battute? Ma un po' confusionarie, come fotocopia un po' del primo tempo, non riusciamo ad avere un schema di gioco corale, affrettiamo tiri come anche in questo caso Bellomo è venuto su e salito, poteva continuare lo scalare o l'incrocio col terzino dall'altra parte, invece ha voluto tirare, ha tirato un tiro che non si può guardare in sostanza. Siamo un po' in difficoltà, devo dire la verità. Oggi è la prima volta che vedo la squadra non quel bel gioco limpido che c'è stato fino all'ultima partita che ho visto, insomma. D'altronde comunque nell'arco di una stagione si possono superare gli alti e bassi. Nel frattempo c'è la parata, tiro sicuro da parte di Ciosic, veramente una saracinesca. Michele ha parato l'impossibile, ma dall'altra parte risponde alla stessa altezza Thomas Postonia,
su tiro di Deda, quindi veramente una due parate veramente di buona fattura. Sì, però quello che fa pensare è che già il terzo contropiede da soli che sbagliamo e sono errori che pesano, ripeto, perché come abbiamo detto prima il gioco in contropiede è il gioco migliore, sono i gol più facili e proprio qui invece siamo in deficit, perché tre volte, uno con Radojkovic, uno con Ćosić, uno con Visentin, abbiamo già sbagliato tre occasioni nette, pulite di gol. E ci troviamo ancora lì, la partita è ancora aperta, potremmo essere a 6 gol e siamo a 3. E questo vuol dire tanto nell'economia di gioco? Nell'economia di una partita come questa tirata vuol dire tanto, sì. Ecco di nuovo Djordjevic, sembra che non stiamo a contenerlo, considerando che ha 39 anni quest'anno, ti dice tante cose. Diciamo che forse Djordjevic conosce un po' i punti deboli di Trieste. Oh, questo... Sì, conosce i punti deboli, però anche noi conosciamo i suoi punti di forza, quindi dobbiamo pareggiarci. Per fortuna adesso si è sbloccato Ćosić, speriamo che sia di buon auspicio, perché oggi c'è bisogno di lui più che mai, perché a parte Pernic che ha segnato con abbastanza continuità, gli altri sono tutti deficitari. Lui e Jan sono stati il primo tempo quelli che ci hanno tenuto sull'attacco, però adesso c'è bisogno anche degli altri. Risultato quindi che vede Trieste condurre di 15 a 12, Djordjevic per Pirkerer, Deda, Djordjevic e il tiro, e c'è la rete da parte del numero 10 Andreas Pirkerer, e quindi nuovamente sono due le lunghezze di vantaggio, una formazione comunque grintosa questo Epan. No, ma sicuramente ben allenata, sta bene in campo. Non dà tanti punti di riferimento se non appunto Djordjevic in attacco, gioca proprio una bella palla a mano, abbastanza bella, ma non so più se è merito loro o è merito nostro, questo è da capire un po' oggi come andranno a finire le cose. In avanti Trieste, fermato da Radojkovic, diciamo che comunque, torno al discorso di pochi istanti fa, l'Epa è forse una delle squadre più belle viste qua a Trieste quest'anno. Sì, sì, per quello che sta dimostrando sicuramente sì, gran gol di Young che chiude bene sul primo palo e inganna bene Mikaler. Sì, sicuramente una bella squadra, vista bene, due buonissimi terzini, una buona costruzione di gioco, nulla di trascendentale, ecco, per dirti, sulla carta se parlano di Cassano, di Bolzano, di Pressano, sono d'accordo, sicuramente niente da togliere, nulla da togliere all'EPAM. Però sicuramente noi non stiamo facendo una partita come le ultime fatte, ecco, diciamo così. Ricordiamo poi che Trieste è reduce da una brillante vittoria esterna. Ma proprio per questo ti dico, l'altra settimana male, una partita che non ha avuto storia dal primo all'ultimo minuto, vinta proprio alla grandissima e... Oh, grande Perni, grande gol. Questi servono, vedi? Questi gol qua, adesso subito da due vai subito a quattro gol e loro te le devo giocare. Per te è un tocca sana, ti dà un impulso positivo e loro li butta giù perché prendono un gol così. È chiaro che è così da giocare. Detto questo, veniamo da una bellissima prestazione in quel di Malo e oggi ci troviamo a giocare una partita un po' difficoltosa. È chiaro, come dici tu giustamente, in una stagione può capitare la giornata no di due o tre giocatori. Speriamo appunto a questo punto di trovare la forza e di portarla in porto. In avanti Lepan, Djordjevic per Deda, la parata di Thomas Postonia e subito quindi Trieste in avanti, Ćosić per Pernic, scusate, per Oveglia che commette fallo in attacco e quindi il possesso torna di nuovo in mano degli altotesini. Trieste avanti di 4 lunghezze a 7.41 dall'inizio del secondo tempo. Pirker al lato prova il tiro e realizza. Lepan si porta nuovamente a 3 gol di distacco. La rete di gioco Radojkovic per Bellomo, Anici e Radojkovic per Ćosić, Radojkovic al centro in cabina di regia per Michele Oveglia, Radojkovic, Ćosić, Radojkovic, Anici,
Bellomo al centro, contrastato, viene buttato giù, il gioco prosegue, Trieste sempre in avanti, Ćosić, Radojković fermato, Sì, dopo espulsione sono beccati Kozlovic con Bellomo, l'arbitro giustamente da 2 minuti a 2 e 2, entrambi si sono toccati, probabilmente ha subito un fallo e ha tornato qualcosa. Per Kozlovic la seconda espulsione temporanea, proprio la nome la prima, e giochiamo 5 contro 5 adesso. Ricordiamo che con la terza si è espulso definitivamente. Assolutamente sì, si prende il cartellino rosso e non si può più giocare, entrare in campo. Come impostiamo l'attacco con Ćosić, ci troviamo spazi più larghi chiaramente, vediamo di attaccarla al meglio per portare a casa ancora un gol di vantaggio, dai. Radojković per Anici che realizza. Anici diciamo molto bene in questo secondo tempo. Sì, ha iniziato proprio col piglio giusto, Kevin ha fatto 3 gol già consecutivi, quasi consecutivi, direi che sicuramente è importante, anche se gioca un po' fuori ruolo perché gioca terzino destro di mano, però sicuramente dà sempre il suo contributo, il suo mattone. Deda prova il tiro, aggancia il settore ospite, sempre in possesso con Pirker. Djordjevic dal lato, palla conquistata da parte di Radojković, quindi azione d'attacco che sfuma per la compagine ospite e Trieste nuovamente ad impostare. Trieste che adesso sta giocando un po' su ritmi più bassi. Sì, beh, no, chiaramente se non in vantaggio non è che devi forzare azioni o tempi di lì, quindi è giusto che con questo ritmo di gioco e cercando di trovare le azioni giuste, come in questo caso, bravo Jan. Però non siamo noi che dobbiamo fare la partita in questo momento, noi dobbiamo fare solo il nostro gioco e in caso mai sarà l'Epan che deve forzare un po' i tempi per recuperare. Trieste quindi 19, Epan 14, quando è passato un terzo di questo secondo quarto, l'Epan che comunque deve cercare di invece dall'altra parte accelerare il gioco. Certamente, perché a questo punto mancano 20 minuti, 2/3 della partita sono andati e deve recuperare 5 gol. È chiaro che in qualche maniera devono accelerare un po' loro l'attacco, trovare qualche soluzione per cercare di recuperare o dimezzare almeno lo svantaggio. Possesso che rimane quindi in favore degli avversari con Reda al centro per Djordjevic, Pirker nuovamente cerca di incuniarsi e viene... Mi hanno dati 2 minuti. A Ćosić, quindi c'è la conseguenza del tiro di rigore che sarà battuto da Troyeroffer, quindi Troyeroffer contro Postumia. E c'è la parata di Postumia sul tiro di rigore di Troyeroffer e quindi il risultato rimane invariato, Trieste 19 Epan 14 con i biancorossi, Giuliani in avanti, Radojković per Anici per Bellomo, Anici lo mette al centro, perde quasi palla ma riconquista Capitan Visintin che viene fermato in maniera fallosa e quindi la mano dei biancorossi, Radojković fermato anche lui fallosamente da parte di Troia, quindi Trieste è sempre in avanti. Anici prova il tiro ma c'è la parata da parte di Michaeller e quindi il Meran si fa subito sotto con Pirker placato da Pernic. 19-14 il punteggio e palla in possesso di dell'Epan. Sì, diciamo che stiamo soffrendo perché in attacco, ripeto, non stiamo esprimendo un gran gioco, per fortuna la difesa tiene, Postumia ha appena parato un rigore, però veramente non una gran partita, dico la verità, l'importante a questo punto è solo prettamente il risultato e portarla a casa i 3 punti.
Trieste si porta quindi in fase offensiva dopo aver subito la 15ª rete. Radojkovic per Anici, Bellomo, Radojkovic per Capitan Visintin che cerca Bellomo al centro. Visintin ha qualche difficoltà ad agganciare ma conquista sempre il pallone, rimane in mano di Trieste. Anici fermato, aveva qualcosa da ridire la panchina dell'Epan, quindi Čosić dall'altra parte trova Bellomo al centro per Anici che coglie il palo pieno e quindi la palla viene riconquistata dalla formazione giallonera che oltrepassa la metà campo e quindi Pirker per l'altro Pirker, ricordiamo c'è Andreas Pirker col 10-17, c'è invece Moritz Pirker, due fratelli. Andreas Pirker, Moritz Pirker per Andreas Pirker. Moritz Pirker prova il tiro, la palla esce, ma rimane sempre il possesso in favore dell'Epan. Sta quasi per perdere Langhi il pallone, ma lo riesce a trattenere. Tiro in elevazione da parte di Djordjevic, c'è la parata di Postunia e dall'altra parte subito Trieste prova e realizza Čosić, una rete di pregevole fattura, Trieste 20 e 15 Epan, e subito il tecnico ospite corre ai ripari chiamando il minuto di sospensione. Sì, ha chiamato il minuto di sospensione, giustamente, gran gol di Čosić che però preoccupa perché si è accasciato al suolo e sta un po' leggermente zoppicando, siccome ha già una fasciatura abbastanza visibile sulla coscia sinistra. Speriamo non sia niente di grave perché adesso che ha trovato abbastanza con continuità il gol e il gioco, in questo momento qui siamo più 5 ma anche siamo a metà del secondo tempo, però la presenza di Čosić sicuramente anche per la difesa dell'Epan è chiaro che devono dare più attenzione, quindi è importante che resti in campo, ecco. Ricordiamo che comunque se parliamo di infortuni o no è troppo da condizione, Čosić appunto ha un problema al ginocchio, Michele Oveglia ritorna dall'infortunio alla mano e ricordiamo che oggi manca Di Nardo perché ha tipo 39 di febbre. No, come dicevamo la panchina, cioè le scelte in panchina ci sono, hai visto Muran che ha giocato bene in difesa da uomo su Giorgio, ha segnato un gol importante, però non è che abbiamo un ventaglio di scelte da dire possiamo cambiare 3-4 giocatori, dobbiamo andare un po' con il piede di piombo e adesso per dirti esce Čosić, rientra Oveglia che giocherà anche in attacco, quindi sempre con gli uomini contati, ecco. Infatti come si può vedere Michele Oveglia ha ancora una grossa fasciatura. Sì sì, fino all'altra settimana, appena martedì o mercoledì ha fatto i raggi per vedere se la fattura era rinsaldata, per fortuna è rinsaldata e quindi può giocare, ma fino all'altra settimana è stato fuori per 4 settimane in sostanza. Triste che alla fine non ha mai giocato al completo. Forse la prima giornata, le prime due giornate forse, poi purtroppo sempre per qualche vicissitudine di qualcuno, chiaro, d'altra parte c'è uno sport di contatto, gli allenamenti sono spesso, sono tutti i giorni talleni, chiaro che l'usura e gli infortuni sono dietro l'angolo. Nel frattempo c'è stata la rete di Moritz Pirker, la 16ª rete dell'Epan a fronte delle 20 dei Giuliani, con quest'ultimi che stanno cercando la soluzione in fase offensiva. Anici Radojkovic cerca di imbeccare Visintin, quest'ultimo viene fermato in maniera fallosa, la palla rimane ovviamente in mano di Trieste con Anici per questo tiro che da parte di Radojkovic che prende il palo, tocca la schiena del portiere ospite e va in rete. Qua forse c'è stato un po' di fortuna. Sì, è stata fortuna, Jan ha tirato bene, è passato la difesa, è passato il muro e palo, schiena del portiere, gol. Questo è un bel colpo di fortuna, ci voleva che anche la fortuna ci aiuti un po' in questo momento di difficoltà. Lepa nuovamente in avanti, Djordjevic fermato da Visintin, Djordjevic prova il tiro,
sfiora il palo, nulla di fatto, quindi Trieste riparte a tutta velocità, Anici realizza, queste sono le azioni che vogliamo. Sì, questo è un bellissimo gioco in velocità, forse è stata l'azione più bella e più limpida di questo secondo tempo, ma anche del primo tempo, un'azione bella, una palla recuperata, tre passaggi e trovi l'uomo libero che a quel punto segna, e questa è per la mano più bella e più semplice, anche più bella da vedere per il pubblico. Niente da dire. Forse adesso l'Epan sta ovviamente con tutte le dovute, però forse sta un po' pagando la panchina corta, no? Beh, sicuramente hanno fatto un cambio, è uscito Troyer, Hofer, è entrato Lang, ma è l'unico cambio che hanno fatto in tutto questo secondo tempo. È chiaro che magari anche Georgievic, il peso degli anni si fa sentire, e anche per gli altri la partita, comunque, visto che gioca un attacco o difesa senza cambi, il momento di difficoltà può starci. Gioco nel frattempo fermo perché sono entrati due palloni in campo e quindi si riprenderà con il possesso dei biancorossi con Pernic, per Radojkovic, Michele Ovelia, Radojkovic dall'altra parte per Anici, Radojkovic al centro, Michele Ovelia, Radojkovic, Anici e Visintin. Radojkovic, Visintin, per Radojkovic, Anici, finta il tiro, Radojkovic, Michele Ovelia, Radojkovic per Anici che realizza. Azione diciamo molto molto complessa, però alla fine Trieste ce l'ha fatta. Sì, complessa, ma questo è il gioco da fare, cioè trovare l'uomo libero, il più libero possibile, magari facendo un passaggio in più e non un tiro affrettato. Fatta benissimo, giocata benissimo, impostata benissimo da Radojkovic in fase di centrale, che ha trovato i giusti meccanismi, e fino alla fine trovi Anici da solo sui 6 metri con un bel angolo e che difficilmente può sbagliare. Questa è la palla a mano corretta da giocare. Djordjevic per Pirk, per Moritz Pirker. Prova il tiro, parata da parte di Postonia che prova il contropiede con lancio lungo, finta e gol da parte di Rian Radojkovic. Contropiede quindi di Trieste, questa volta è andato a buon fine, lancio lungo da parte di Postonia, prende il pallone Radojkovic, finta sull'avversario, prosegue, poi c'è il tiro da rete. Bella palla, bel lancio di Postonia su parata, lancio di Radojkovic, Radojkovic finta il passaggio, si butta in mezzo, è un bel gol anche in girella, quindi anche una finezza per il pubblico che ha apprezzato. Verhoeven prova il tiro ma viene dopo c'è stato il passaggio a Djordjevic che viene fermato, sempre il possesso in mano avversaria con Verhoeven per Deda. Djordjevic va a cozzare contro il muro di Visintin, palla sempre in possesso, al limite del passivo questa azione da parte dell'Epan. Sì, gli fu chiaro che tireranno il tiro di Djordjevic perché sono sotto passivo, è un classico e tacca il gol. Cioè ha fatto 7-8 gol Giorgio e tutti uno fotocopia dell'altro, sempre da terzino destro si lancia verso il centro, se lì non esce qualcuno i difensori trova l'angolino basso, per portiere è difficile perché ha tutto lo spigolo della porta aperto e non sa dove chiudere. 24-18 è il punteggio quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita. Bellomo per Radojkovic, Anici, Radojkovic, Ovelia, Radojkovic al centro, scaglia il tiro Anici che in sottomano realizza. Oggi veramente Kevin sta facendo lo straniero, perché sul secondo tempo avrà fatto già 5-6 gol sicuramente, e devo dire anche la verità, sta giocando bene in difesa perché sta giocando secondo e il suo diretto avversario è proprio Georgievic, sta giocando bene, però sta limitando bene, quindi direi sicuramente in questo secondo tempo il migliore in campo è senza ombra di dubbio Anici. 25-18 il punteggio, 7 reti di vantaggio quando mancano 9 minuti e mezzo, ovviamente comincia a essere comunque un buon bottino. Sì, se non facessimo queste stupidaggini come ha fatto Bellomo adesso, Lang va a tirare, ha un angolo chiuso, lascialo tirare, non occorre neanche rischiare il rigore come questa cosa, perché potrebbe anche cascarci 2 minuti e a questo punto metti in crisi un po' la squadra. La partita sta andando via abbastanza liscia, sono 7 gol, mancano 10 minuti,
sono cose abbastanza evitabili queste. Nel frattempo sul fallo di Bellomo c'è stato il tiro di rigore e questo realizzato da parte di Troyer Hoffer per un risultato che vede avanti Trieste di 6 lunghezze 25-19 con la formazione giuliana di coach Ravatin in avanti a controllare in questo momento la gente di partita abbastanza agevolmente. E c'è la rete di Bellomo che diciamo si è riscattato. Sì, assolutamente, bel gol, bella palla di Oveglia a scalare, poteva entrare già Oveglia, invece l'ha voluta passare come assist, veramente bel tiro, Luca Dall'Ala difficilmente sbaglia, ecco, dovrebbe stare un po' più attento in difesa, ecco. Diciamo che Trieste ha sicuramente, sta giocando un secondo tempo migliore del primo. Sì, sicuramente sì, probabilmente Erbatin in spogliatoio si è fatto sentire, ha dato più di qualche chiarimento a qualcuno probabilmente, in effetti ho visto un'altra squadra nel secondo tempo, sicuramente magari non benissimo in difesa, però in attacco con giocate più corrette, palle lunghe, non tiri forzati e soprattutto hanno trovato un Anici veramente micidiale nel secondo tempo. Entriamo quindi in cronaca, 26-19 il punteggio e c'è il time out da parte di Trieste, partita messa quasi in cassaforte? Ma visti gli ultimi attacchi di EPAM forzati con un basso percentuale di realizzazione, direi che portare avanti così, se non forziamo niente e vediamo magari di incrementare qualcosa in attacco, direi insomma è abbastanza quasi sul sicuro, dai. Come abbiamo parlato in precedenza, ora proiettiamoci magari meglio sulla partita di sabato prossimo, ultima giornata del girone di andata, trasferta, come diciamo prima, difficile, impegnativa a Bolzano. Assolutamente sì, Bolzano, ripeto, era la squadra che sulla carta in questo girone nord era quella squadra da battere, e ancora a mio modo di vedere la squadra da battere, perché ha una squadra, dei giocatori che sono sicuramente i migliori nei per ruolo in tutto il campionato italiano, perché Turković, Sporcic, Gaeta stessi, da Piran stesso, l'ex della partita, in porta Volaric, sono giocatori che sono sicuramente professionisti, giocano da professionisti, è chiaro che è una squadra temibile soprattutto in casa sua. Un Bolzano che forse però non ha qualche partita non le ha proprio giocata bene? No, probabilmente non hanno fatto grandi stravolgimenti se non l'uscita di Radovcic, l'innesto di Dapiran a sinistra e di Sonarar a destra al posto di Dall'Ago, e sono ali, quindi non nel fulcro del gioco, però sicuramente pagherà forse un po' il cambio d'allenatore da Bosniak a Fusina riconosceva già l'ambiente, ha dovuto magari ingranare qualcosa, sicuramente la partita persa in casa con Pressano sicuramente quella ha fatto scalpore, chiaro, però penso che è una squadra talmente solida con meccanismi ben rodati che sarà assai dura per noi. Nel frattempo tiro di rigore da parte di Pernic che va a segno, Trieste 27 EPAM 19, 8 reti e a questo punto possiamo dire che scorrono veramente i titoli di coda, anche se mancano 6 minuti e mezzo alla fine. Sì, per fortuna è bello dirlo, 7-8 minuti speriamo di noia, nel senso che ormai la partita sembra andata per noi e quindi non un grosso stress, un grosso patema d'animo, ma magari ci vediamo qualche bella giocata di qualcuno. Anici quindi per Capitan Visentin, che viene istruito da Mura proprio in questo momento. Quindi Anici per lo stesso Muran, e c'è l'applauso da parte del pubblico di Trieste per il giovane triestino che passa palla per Anici che in sottomano realizza la 28esima rete più 9 Trieste. Veramente partita vinta, 3 punti che arrivano messi in cascina. Sì, ma come ho detto, qualche bella giocata di Anici che veramente si sta confermando il miglior giocatore della partita a questo punto, perché tra Perni e anche Radojković, questi tre sono state oggi le nostre bocche da fuoco, però Anici questo secondo tempo veramente ha tirato fuori le castagne dal fuoco in una partita che poteva complicarsi parecchio.
Nel frattempo c'è la rete da parte di Meraner, la ventesima per la formazione altoatesina. Trieste quindi in avanti, è entrato Carpanese, quindi, che già prima comunque era in campo, quindi ampio minutaggio quasi per tutti. Carpanese realizza la rete di Andrea Carpanese, andato quindi anche lui a referto. Sì, ma proprio un fallo stupido, perdonami il termine, sciocco di questo pivot, questo numero 4 su Anici, che era in volo, spinto da dietro, proprio un brutto fallo, e bella palla a Carpanese, bellissima da parte di Gavin con gran gol, però un fallo a 5 della fine, stai perdendo di 9 gol, è proprio un fallo sciocco e stupido, veramente, punito giustamente quei due minuti. Fortunatamente Anici si è rialzato, quindi speriamo che non sia nulla di grave, sta un po' zoppicando. Rimane in campo, quindi tutto a posto, anzi no, viene cambiato, viene sostituito per De Rosa. Quindi minuti anche per De Rosa. Sì, un esordio stagionale penso, perché ha avuto subito all'inizio stagione un infortunio, un gesso, una frattura di un dito della mano. L'esordio stagionale per lui, che è un ragazzo su cui la società punta molto, mancino di 1,90 m passato, giovane, da belle prospettive, vediamo che se poi le concretizzerà. 29-20, meno di 5 minuti alla fine della partita, ormai si sta giocando praticamente solo per il tabellino. Meraner per Lang, fermato, gli arbitri avvisano un fallo. E quindi il possesso rimarrà, anzi c'è il tiro di rigore, scusate. Fallo da parte di Michele Oveglia, e quindi si incaricherà della battuta il numero 6 ospite, che va a rete. Oberer, quindi 21 Eppan, 29 Trieste. Muran per Michele Oveglia, Radojkovic per De Rosa, Carpanese, De Rosa, Radojkovic. Michele Oveglia per Radojkovic, De Rosa si alza in elevazione, cerca Pernic ma non lo trova, il possesso quindi che ritorna in mano del Meran. Djordjevic fermato da Muran in maniera fallosa. Lang. Doffer dall'altra parte, al centro per Weldoffer, fallo di Muran, e quindi il possesso rimane sempre in mano degli ospiti. Trieste difende bene, difende alto, è 5-1 questa quasi. Sì, è cambiato con l'ingresso di Muran e l'uscita di Visentin, e la difesa si muove in 5-1, più agibile per il tipo di gioco che fa Muran, e quindi va anche bene così, perché ha limitato bene il gioco del centrale, è una difesa un po' diversa ma sicuramente sempre efficace. E nel frattempo è stata la parata di D'Alonso, quindi tutti i giocatori del roster a disposizione di coach Erratin sono entrati. Questo è un bel segnale, ripeto, è una cosa che ho già detto, Erratin dà chance a tutti, dopo sta nel giocatore che entra in campo a dare il meglio di sé, però sicuramente lui le chance la dà, poi ripeto, se uno sta in campo, sta bene in campo, fa le cose che deve fare, ci gioca anche parecchio. 29-21 risultato, 2 minuti e 10 alla fine della partita. La grinta di Muran che va su ogni giocatore. Sì, infatti proprio Jacopo era in prestito al Panamano Piccina l'anno scorso in Serie B,
Quest'anno Oveglia l'ha ripreso, ma giustamente, perché è un giovane con grandi doti fisiche, chiaro da magari un po' da sgrezzare sul piano tecnico e tattico, però sicuramente è un giocatore su cui si può investire. In avanti Leppan con questo tiro che va a segno, 29-22 per Trieste. Quindi Radakovic per De Rosa, Carpanese, De Rosa, il centro per Radakovic, dall'altra parte per Michele Oveglia, Radakovic, De Rosa. Sebrio fa segnare anche chi gioca meno. Ah, sicuramente, ma stanno cercando, perché Jan ha già fatto, eccolo qua di nuovo l'incrocio, ma purtroppo Luca non prende la palla in mano, però è già due o tre azioni che Jan e Oveglia stanno cercando di mettere in condizione De Rosa di poter tirare. Però si vede un po' la difesa, un po' tutto, fa un po' fatica, ecco. Nel frattempo c'è stata la rete in contropiede da parte di Singer. È entrato in campo Bellomo, che prende la palla, Bellomo per Radakovic, Oveglia, Radakovic. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, Trieste conduce 29-23, partita come dicevamo ampiamente chiusa già da un 4-5 minuti, e c'è nel frattempo la rete in elevazione da parte dell'onnipresente Pernic. Veramente hai detto un aggettivo sicuramente che si lega molto alle partite che sta giocando Alex. Onnipresente, attacco, difesa, pivot, un po' spaziale, ha segnato oggi anche sul rigore, penso che sia la prima volta in vita sua che gli viene data la che tira un rigore, e l'ha segnato, direi veramente giocatore all round proprio. Un jolly preziosissimo, e che sta anche dimostrando molto valido l'investimento che ha fatto Verbatim, che fa su di lui in fase di allenamento ogni settimana, ogni giorno, così sta dando veramente i suoi frutti. Nel frattempo sono stati dati due minuti a Vandenhoffer, quando mancano 11 secondi la partita, quindi Pernic per Radakovic, Oveglia, Radakovic dall'altra parte per Bellomo, Carpanese per la rete da parte di Pernic, e si conclude la partita con la Principe Trieste che batte la Lovelan Eppan Handball per 31-24. A me non resta che salutarvi e ringraziare Marco Loduca per il suo commento tecnico. Buonasera a tutti i telespettatori e buona visione. Buon proseguimento con i programmi della rete.